Buongiorno raga. Scusate, ma mi dovevo stendere assolutamente. Fuori fa veramente un caldo della Madonna. Infatti Anna mi proponeva se andavamo a farci un giro del lago o una cosa del genere, solo che io le ho detto: guarda, fuori fa 28 gradi, tipo 28, e io cuocio, quindi o andiamo più tardi o non andiamo proprio. E adesso sono le, aspetta che vi dico, sono le 5:43, quindi quasi le 6. Io sono andata stamattina, cioè stamattina, oddio, verso mezzogiorno a spedire le 3 buste, e sono andata anche a fare la spesa con mamma e poi sono tornata a casa, ho mangiato, che erano le 3 circa, e niente, ho editato un video che adesso vorrei esportare e caricare. Infatti devo ancora esportarlo. Facciamo esportazione, modifichiamo la data, scriviamo il 20 marzo, perfetto, esportazione, ok, perfetto. E niente raga, adesso li scrivo all'Anna, perché appunto mi ha detto che devo farle sapere se andiamo o no, e adesso li scrivo, anzi no, li mando direttamente un audio, anzi, faccio prima. Madonna, se insiste a queste foto della macchina fotografica, insiste, Madonna. Vabbè. Che palle, raga. Giuro, io oggi non ci voglio fare assolutamente niente. Ho voglia di dormire, sinceramente, ho voglia di dormire. Però vabbè, devo fare qualcosa, se no veramente non è possibile che mi metto già a dormire alle 6. Cioè, neanche le 6. Quindi. E niente, raga, io stasera voglio farmi anche una doccia. Quindi, se esco con Anna, vediamo di essere a casa per le 7. Così mangio. Per le 8 faccio la doccia. E così dopo salgo nel letto, tranquilla. E vediamo cosa combiniamo. Magari, boh, dormo subito, non lo so, mi guardo un film, vediamo. E niente, comunque, siccome ieri quando ho fatto il video del test di gravidanza è uscito fuori, non so esattamente neanche che risultato, nel senso, voi non avrete visto niente, quindi boh, probabilmente è un negativo. Sinceramente sono molto indecisa. Allora ho deciso di fare appunto anche domani, che è martedì, un video del test. E fare sto test appunto, vedere se c'è qualcosa o meno, nel senso, devo saperlo assolutamente. Anna mi ha risposto: tu cosa vuoi fare? Spaventata. Non lo so, dimmi te cosa vuoi fare. Era la tua idea, giustamente. Sei te che devi dirmi, no? Lei arriva con un'idea e poi mi chiede a me cosa vuole fare. Oddio Cristo. Beh, intanto finché mi risponde, finché ci mettiamo d'accordo, io intanto mi riposo. E mi stendo. Ok, raga, allora sono le 7 in punto. Alla fine non ho incontrato Anna, vediamo se dopo cena magari la incontro. Comunque, ho appena caricato il vlog del 20 marzo. E mi stavo guardando il programma rumeno, il solito, che è uscito oggi. E intanto mi sono andata a prendere anche un gelato al pistacchio. Buono. Ciabatte, la in ciabatte, la come. Comunque, ciao, ti sei legato. Comunque, alla fine ho incontrato Anna, siete contenti? Dopo 80 In anni. ciabatte. Bianca. Come la nonna. Topolino. Topolino. Ciao Col pelo Pirla. corto. Ciao Pirla. Adesso non ha più freddo. Vedi che fa caldo adesso. Andiamo adesso dove vai? Perlome. Vediamo adesso dove vai Ciao con un taglio Pirla. gnacca da metro. Vediamo adesso dove va il cioppi adesso. E domani cosa fai? Cosa combini? Un gazzen. Un gazzen tutto il giorno, come oggi? No, oggi no. Guarda. Io in realtà non so cosa fare domani, boh.
Ah. Già. Comunque domani, se non hai un cazzo da fare, possiamo incontrarci? No, che niente. Boh. Non lo so. Forse magari ci facciamo un giro del lago, di tutte e due, anzi. No? Sì, de metà e dell'altra metà. Sì. No, no, no. Cioè, no. Nel senso, andiamo... Non tutto il giro, capito? Andiamo fino alla gelateria, fino a Serraia, poi tanto sai che è chiusa la strada dopo lo scivolo. Allora, a questo punto ci fermiamo direttamente a Basilica. Arriviamo fino a Serraia e poi torniamo indietro. Ah, hanno aperto la fontanella. Fontanella. Sul letto. Che freddo. Adesso io bevo. Salve, com'è Eva? Baby, baby. Allora, raga, Cioppi si è legato e Anna non riesce a slegarlo. Ti riesco, ma non devo... Sì, vedo bene che ti riesci, sì, sì. No. Ah, ecco, ce l'hai fatta. Dai, cazzo, non riusciamo a connetterci alla fotocamera per trasferire una foto a sta mongoloide, se no mi rompe il cazzo. Cioppi, mi stai... legando? Brava, lega anche la liga. Piattala, non sto a seguirmi, che te me leghi. Connettiamo, vai, prova. Connessione una minchia. Connettiamo. Mi scarichi la batteria per niente. Tanto so che non va. Ciao. Facciamo un esperimento. Provo ad abbandonare Cioppi. Ciao Cioppi. Insomma, Cioppi, siamo andati a casa. Adesso andiamo all'ascensore, che è luce. E niente, adesso vado su e mi prendo un attimo fiato e filo in doccia, quindi ci vediamo dopo la doccia, ok? Boh, ciao. Ok raga, allora sono in cucina, sono alla TV, c'è un film, non so come si chiama e niente, io me lo andrò a guardare, non credo che duri tantissimo. Intanto mangio questa, che è appunto questa qui, non so se l'avete già vista, e poi c'ho anche questa cosa qui. Alla fine, raga, ho trovato come si chiama il film su internet. Praticamente si chiama Apes Revolution, il pianeta delle scimmie, prima parte. Ah, ok. Poi c'è il TGcom, il Met.it e poi di nuovo la seconda parte alle 11. Vabbè, raga, io resto a guardarmi il film. Se mi annoio vado a fare la doccia perché sennò... Non ho mai visto questo film, a dire la verità. Oh. Ok, ho mangiato questo, ora mangio questo. Allora, raga, sono le 23:20. 21 in realtà. E niente, sto film delle scimmie non mi ispira tanto. Mi ispira più che altro quello dopo, a mezzanotte, che è, cioè tra 40 minuti, che è un film riguardo i dinosauri. Quello mi ispira molto di più. Quindi ho pensato che siccome già dava la pubblicità vado a fare la doccia, e così quando finisco di fare la doccia inizio il film e sto a guardarmi un altro film che è molto più interessante. Che idea, vero? Sono geniale. A dopo, raga, io vado a fare la doccia. Bye. Allora, raga, sono appena uscita dalla doccia. Sono le 00:10. E adesso vado a vedermi il film di prima. Cioè di prima, quello che iniziava dopo, l'altro, delle scimmie. Cioè quello qui di Misery. Ok, raga, allora sono le... quasi le 2 di notte, le 1:55. E io ho finito da poco di guardare il film, carino film, veramente. Mi è piaciuto e niente, fuori sta... non lo so cosa vuole fare, piovere, non lo so. Ci sono i fulmini, pollice in su. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, mi raccomando. E seguitemi anche su Instagram se volete. E niente, noi ci vediamo domani con un nuovo vlog, con il video test, e vediamo cosa succederà domani. Buonanotte.